Eccomi! Allora, in questo video vedremo il secondo step del processo per disegnare una sketch note. In questa fase vedremo come per disegnare qualsiasi sketch note siano necessari tre elementi grafici di base: curve, linee e punti. Diamo un'occhiata, vai! In questo foglio sono disegnate 1, 2, 3, 4 curve e 2 linee. Secondo voi che cos'è questo oggetto? Che cosa rappresenta? Vediamo, spostiamo. Questa prima linea la metto qui, la curva la metto sotto. Poi ci prendo questa linea, un po' curva, la metto qui sotto ed ecco qua questa curva. Spostiamo anche queste due curve e voilà, è venuta fuori una tazza del caffè. Se proprio ho dei dubbi e non capisco se è una tazza di caffè o una tazza di tè, ci scrivo sotto coffee. E infine, se voglio proprio fare una sketch note fatta bene, metto anche delle ombre qui sotto la linea e qui sulla tazzina. Ed ecco la nostra tazzina del caffè fatta. Quindi, come recita la pagina 36 del manuale, eccola qui, ogni sketch può essere disegnata con tre elementi grafici di base: linee, curve e punti. Volete vedere come ho disegnato la tazzina del caffè di prima? Diamo un'occhiata. Ecco qui il tablet, disegniamo una linea sotto la curva della tazza, sotto un'altra linea, ecco qui la maniglia della tazzina, sopra il fumo, due curve per il fumo, sotto scriviamo coffee, ed infine col grigio facciamo le due ombre, una e due. Quindi in questo video abbiamo visto come per disegnare qualsiasi sketch note siano necessarie tre elementi grafici di base: linee, curve e punti. Il mio consiglio? Prendete un pezzo di carta e provate a disegnare la tazzina del caffè che ho appena fatto. Prendete delle altre sketch note e riconoscete le linee, le curve e i punti di cui sono composte. Scomponete queste sketch note e riaggregatele assieme e provate a disegnare per linee, curve e punti. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Step numero 3: come avere un tratto sicuro. Ciao!